Musica che cresce, megalopoli che spacca in questa. Cuneo. Splendida città nel Piemonte, col sole di fronte, parlo di Cuneo. Allora Cuneo, New York, figlio, New York. Ti prende il corpo e la mente, non puoi farci niente, si tratta di Cuneo. Ed eccoci qua, ben trovati ragazzi sui 100.6, anche oggi lunedì 18 novembre 2024, eccoci con la nostra consueta diretta. Buongiorno Cuneo, buongiorno Granda, buongiorno Mariella. Buongiorno a tutti, buongiorno Giannina, ma che bella presentazione lunga e dettagliata, mi piace, come circa, la va, circa, come la va? Circa, circa, sì. Oh, allora, per qualche minuto ancora saremo senza il nostro Dario, no? Anzi, senza il nostro viale, Dario Viale, esatto. Ma è giustificato. Sì, ha mandato la giustificazione, ci ha detto arrivo un'ora dopo, no, un'ora no, altrimenti... altrimenti come a scuola, entro la seconda ora, no? Esatto, no, lui entra il secondo 10 minuti, diciamo, dai. Comunque, nel mentre... noi iniziamo col buongiorno Cuneo di oggi e ci divertiamo certo, in attesa che arrivi Dario e poi vorrà il caffè, insomma, io già lo so. Comunque vorrà tutto, guarda, pieno di pretese. Noi siamo qua. Sì, insomma, allora. No, a parte tutto e gli scherzi e le risate, oggi parleremo di quando l'amore con due M fa le valigie, non deve fare le valigie. L'altro giorno abbiamo parlato della cuffing season, sì, no? Ecco, sì. Dicendo che ci sono dei periodi dell'anno in cui abbiamo voglia di metterci sul divano con la copertina e abbiamo voglia di avere un partner, insomma quasi tutti, ecco, hanno voglia di avere un partner, eccetera, senza sentirsi eccetera. In colpa chi ma, non ha esatto, questa tutta certo, questa voglia, no, ecco. Ma è chiaro, ma è ovvio, no, poi è sempre una scelta, però abbiamo detto che ci sono, no, dei periodi più propensi per avere voglia di essere vicino ad un partner. E oggi parleremo di qual è il momento critico secondo le statistiche, okay. e quindi di quando l'amore fa le valigie, quando ci si lascia più spesso. Ecco, cosa ecco. Sarà il mese di marzo? Cosa sarà? Adesso vediamo. Adesso curiosa, sei curiosa? Aspetta, no, sto... quando sarà il mio turno? Fra poco. Mentre, cara Mariella, siccome ieri sono andata a vedere la partita Cuneo Carmagnola, che si è conclusa con un risultato ottimo per Carmagnola, 2-1, ma devo dire che i nostri ragazzi si sono impegnati in un modo straordinario. Quello è molto importante, perché è vero che vincere serve tutto quel che vuoi, però insomma quando c'è l'impegno metà del lavoro è già stato fatto. Esatto, ragazzi. Ed è bello vedere ragazzi che si impegnano, questo per me sì, sempre. Sì, ecco. Sì, sì. Ecco, ebbene, ho pensato oggi di portarti, di portare anche Dario. Quando arriverà lo porteremo anche lui, sì. Negli anni 800 per conoscere il primo calciatore professionista con le carte in regola, perché oggi quello che noi vediamo, sì, diamo per scontato che è sempre stato così. Invece ci deve essere stato un inizio, certo. un calciatore, okay, che ha spianato la strada di quello che è il mondo del calcio di oggi. Davanti a sì, quello ufficiale, occhi. Quello retribuito, quello in questo senso, sì, intendi? Retribuito, ecco. Ufficiale, perché negli anni 800 i nobili praticavano questo sport per hobby. Ecco, va bene. Quindi davano i calci al pallone, però. Ecco. E va bene, mm-hmm. Ma ci deve essere stato un momento preciso in cui questo sport è diventato con le carte in regola. Esatto. E noi parleremo di questo calciatore, il primo calciatore professionista. Ecco, bene, il primo molto, calciatore molto professionista. Bene, ma rimarremo con l'incognita. Quando Dario arriverà ci farà sapere di che cosa parlerà questa mattina. Oh, bene. Nel frattempo io e te vogliamo le coccole, vogliamo sì. I baci. Kiss. Beni orta yerinden çatlatıyor Ağzımda sakızı şişirip Arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan Ele güne rezil olduk
eskili belam yakalarsam seni gidip fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü belam yakalarsam bakmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil oldu yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvoldu seni gidip fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü belam yakalarsam seni gidip fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü belam yakalarsam ocağına düştüm yavrum kucağına düştüm yavrum sıcağına düştüm yavrum el aman ocağına düştüm yavrum kucağına düştüm yavrum sıcağına düştüm yavrum el aman Ma, senti che bello, l'inizio e la fine di questa canzone mi piacciono tantissimo. Oh, a questo noi, bacino che ce lo prendiamo, questo sì, bacino. Sì, sì, sì dai, a noi dai. Piace così. A noi piace così. A noi piace così, iniziare con i bacini. Siamo coccolose, noi oh che bello. Bene, allora, non è credibile, lo so, ma va bene lo stesso. Andiamo avanti. Oh. Allora, Giannina. Allora, cara Mariella, parliamo, parliamo di questo primo calciatore che ha detto: "Oh, io mi sono rotto, qua, di giocare senza che nessuno mi paghi per questo." Ha ragione, scusa. Praticamente fanno un bel mazzo questi ragazzi. Praticamente sì, è andata così, detto magari in maniera diversa, malamente. Esatto. Come ti dicevo, visto che ieri sono andata a vedere questa partita, Cuneo Carmagnola, risultato 2-1 come ti dicevo, ho pensato di parlare oggi del primo calciatore professionista della storia. Si chiamava Fergus Suter. Ah, oh, ok, è scozzese. Scozzese, okay. Non giocava col kilt, vero? No, perché non lo so. Questa brutta immagine che so di lui che ha, ecco, col no. Non ci piace questa immagine, altre ma, sì. Ma qualche volta l'avrà indossato, dai. Lui sicuro, ecco. Ma non mentre giocava, aveva i pantaloncini a quadretti, secondo me. Ecco. È più facile. Sì. Bene, per quello che ci interessa, no? Siamo a Glasgow, novembre 1857. Il calcio inteso e praticato come lo conosciamo noi oggi non era ancora stato riconosciuto. Si dovrà attendere circa 6 anni, il 26 ottobre 1863, perché a Londra si diano appuntamento i rappresentanti di 11 club e associazioni sportive londinesi. Come sempre la fanno lunga, ecco. Ok, per creare la prima federazione calcistica nazionale. Beh, wow. l'hanno fatta, ecco, grande. Sì, no? L'hanno fatta con comodo, ci ha messo 6 anni, vedi? Vabbè. Così nel frattempo, sempre nel 1857, viene fondato il primo club della storia di questo gioco. Oh. Ma più interessante, vi voglio parlare anche di lui, di com'era, cosa gli piaceva, com'era evoluta la sua carriera, no? Nato in Scozia, come ti dicevo, a 19 anni è iniziata la sua carriera. Suter, non dotato di un grande fisico,
per niente, per niente, dai. Aveva un'intelligenza calcistica notevole. Mi viene in mente un giocatore del Toro di anni fa, sì? Che si chiama Rosina, che in tanti ricorderanno. Che sì? Tutti dicevano, è piccolino, è piccolino. E porca miseria come si faceva al campo quel giocatore lì, ecco, per dire, no? Ecco. Io poi, per carità, non è che sia un'esperta di calcio, eccetera, e non voglio spacciarmi per tale. Però io ricordo quest'uomo che correva come ma come, sì, un missile, sì, da una parte all'altra del campo, e faceva anche dei bei numeri. Quindi vedi che si pensa al calciatore molto alto, con le gambe lunghe, tutto strafisicato, non necessariamente. Esatto, esatto. Ecco, non necessariamente. E ti dicevo che aveva un'intelligenza calcistica notevole e modernizzò lo stesso ruolo di esterno di difesa, impostando l'azione dal basso, ok? Facendo giocare la squadra molto larga, dando spazio ai passaggi laterali. Molto importante, come ti dicevo, per i nobili e i benestanti che frequentavano il college. Il football rappresentava un hobby sportivo, certo, potendo praticare senza problemi economici, ma Fergus Souter doveva procurare pranzo e cena, ok, a casa, per sé, per i suoi familiari. Certo. E per riconoscere a Souter uno stipendio si tentò addirittura la strada della finta assunzione. Addirittura. Ecco. Souter giocò due stagioni con il Darwin e nel 1880, tra non poche polemiche, passò a Rovers. Che dire, Souter le giocò tutte e perse soltanto nel 1882, vincendo tre volte l'ambito trofeo. Che dire, è stato un grande. Poi vi racconto ancora due cose su questo grande. Interessante, sai, questa cosa che hai portato questa mattina, mi piace. Su questo personaggio che ha spianato, diciamo, la strada, certo, di quello che noi oggi abbiamo ovunque, il mondo del calcio. 8:52 minuti sui 100.6, state ascoltando la consueta diretta. Buongiorno Cuneo, buongiorno Granda. Another pill as I start the spiral. Message to my daughters, I don't even deserve the father title. Haley, I'm so sorry, I know I wasn't there for your first guitar recital. Didn't walk you down the aisle. Missed the birth of your first child. Your first podcast, looking down. Sweetie, I'm so proud of how you turned out. Sorry that I chose drugs and put them above you. Sorry that I didn't love you enough to give them up, how to fuck to. And I love you more than a pill looking up to. The ceiling from this floor under will. Somebody save me. Me from myself. Has been so long living in hell. They say my Elena, sorry that you had to hear me fall in the bathroom. Sorry that I missed you grad you. Wait, Nate, I should just congratulate you on being a dad too. Carter and Liam, look at you. Little bro, sorry I left you. Sorry that I'll never get to hold or hug my little nephews. Stevie, I'm sorry I missed you. Grow up and I didn't get to be the dad I wanted to be to you. Things I wanted to see you do. This is my song from me to you. Sorry I gave up, but I'm just so defeated. God, what the fuck you want me to do? Somebody save me. Me from myself. Has been so long living in hell. They say my lifestyle is bad for my health. It's the only thing that seems to tell. I've been staring at the video of Haley almost daily, of her playing the guitar in hopes maybe that'd give me the power to fight. But the addict in me's a coward. He told me that I can't do it. Had a second chance, blew it. It's like I'm stuck inside an alternate reality, but I know I'll turn it around and be able to walk her and Laney one day to the altar as proud as can be. Right now I'm just weak as I fall further down in this deep hole and farther in the ground that I sink. As they lower me in my coffin, I feel the tears all falling down on my cheek. I'm alone. Don't waste your time.
life is shattered, my hopes and my dreams. I'm a lost cause. Baby, don't waste your time on me. I'm so damaged beyond repair. Life is shattered, my hopes and my Ed eccoci tornati. Allora, prima di continuare con questa storia del calcio, no? Molto molto interessante, che ha portato Giannina questa mattina, voglio ricordare il contatto per interagire con noi: 333-5352-225. Bene, noi siamo qui. Tra un po' arriva anche Dario, che ci scrive che è un attimino incasinato nel traffico, ma noi teniamo sotto controllo questo viaggio della speranza del nostro Dario, che sta cercando di arrivare qui con noi. Benissimo, allora andiamo avanti. Giannina, dicevi che volevi parlarci ancora un po' di questo calciatore. Il primo retribuito. Ecco, nel frattempo Dario, non passare sul rosso, ok? No, non passare col rosso. Vai tranquillo che ti aspettiamo. Sono alla stazione. Non so se avete sentito anche il rumore del messaggio. Dario, non andare è alla stazione. Via però. Non prendere il treno, devi venire qui. Oh, benissimo, benissimo. Stavo solo dicendo che Sutter, il primo calciatore professionista, si ritirò dai campi di gioco nel 1889 dopo aver spianato la strada al professionismo. Un grande ruolo, no? Ha fatto veramente tanto, dobbiamo dirlo. Sì. All'inizio molto osteggiato dai club londinesi che gestivano la Football Association. Nell'82 erano state codificate le regole del gioco del calcio e nel 1886 nasce l'organismo deputato a custodirle, modificarle ed eventualmente deliberarne di nuove. Hai capito? E beh, certo, tutto molto organizzato, è così che si deve fare, hai capito? Ecco. E quindi iniziò tutto lì. Tutto lì, quindi la strada verso il professionismo era ormai tracciata. Assolutamente. E dopo un tentativo fatto nel 1898, i calciatori professionisti del Regno Unito nel 1807, ok, fondarono una loro associazione stabile, tuttora esistente. Quindi, che dire, un grande ruolo, io direi che ha fatto tanto. Vedi che in tutti i settori, in tutti i campi, c'è sempre qualcuno o che si deve sacrificare. Sì, di solito è così, c'è sempre qualcuno che si sacrifica, certo, e soprattutto c'è sempre il primo, no? In tutte le cose c'è sempre la prima volta che poi spiana tutto il resto. Meno male, anche se, come dici tu, è una persona che si deve buttare nel fuoco, no? Per tutti gli altri ci deve essere, assolutamente. Perché grazie a lui, se la domenica abbiamo tutte queste belle partite, sia quelle locali, no? Come tipo quella che sei andata a vedere te, eccetera, sia quelle anche più ad alto livello, certo, no? Certo. Insomma, mondiali, europei, certo. Campionato, certo. Meno male. Allora, aspettando Dario, musica sui 100.6 alle 8:58 minuti. Love.
Ritmo, ritmo sui 100.6, non può essere diversamente, lunedì. E allora presentiamolo, buongiorno. Ce l'ha fatta il nostro Dario. Buongiorno. Allora, piccola informazione tecnica, soprattutto per coloro che si sono messi alla guida stamattina, non passate a Madonna dell'Olmo. Ma no, okay? Come non sarebbe? Come ma sarebbe? Se devono andare a Madonna dell'Olmo, esatto, cosa fanno? Stanno, no, a casa? Fanno il giro della circunvallazione. Passate da Savona per andare, esatto, a Madonna dell'Olmo, sì, arrivate prima. Editate, mezz'ora per stare lì in coda, stanno asfaltando, quindi vi dico, ecco, anche dove, tra il chilometro 2.0, mi sono dimenticato di appuntarlo, sì, perché questo è fondamentale, non sto vi scherzando, dico dove, ma mi sono dimenticato, no, bellissimo, mi sono dimenticato di appuntarmi il chilometro, tuttavia, ah, okay, dalla rotonda del distributore della Eni verso Savigliano. Va, okay, bene. Benvenuto, quindi, Dario. Benvenuto. Buongiorno, ho sentito la vostra diretta, ho sentito, beh, che, certo, ci mancherebbe ancora che non ci sentivi. Se no, se anche no, perché... Mariella ti, no, mangia. Guai. Anche perché volevo capire, insomma, il discorso del calcio mi interessava, interessante prima, eh. È vero. Ah. Ci deve essere sempre qualcuno, no, che si butta nel fuoco, come, ecco, dicevamo prima, per spianare la strada, esatto, la strada, sì, per le generazioni, sì, future, no? E ci deve essere anche qualcuno che si sono girati un po' i ciondolini. I ciondolini, perché, e qui ci spostiamo, e visto che sono entrato anch'io a gamba tesa, come si direbbe nel calcio, perché, esatto, qui ci spostiamo ad un matrimonio. Oh, bene, così ci avviciniamo all'argomento mio, perché, ah, poi dopo parliamo di quando ci si lascia. Ah, ecco. Ma, quindi, ah, cioè, è proprio come dire un percorso, anche, no, vabbè, non sempre ringraziando. Ma non so, vabbè, se questo sia di buon auspicio o meno. Per questi sposi, gli invitati non si presentano alle nozze, ecco, gli sposi festeggiano da soli. Oh, ma che tristezza, però! Ma che fantastico! È fantastico. Vabbè, hanno risparmiato, però, secondo me, almeno hanno risparmiato. Cosa è successo? Allora, praticamente, come mostrano le immagini condivise sui social, nel locale era tutto pronto, dal cibo agli allestimenti, tutto studiato nei minimi dettagli, dopo mesi di organizzazione da parte della sposa. Ma alla fine gli sposi hanno trovato soltanto 5 degli oltre 100 invitati che dovevano essere presenti. Eh beh, pochi ma buoni, secondo me. Se sono quelli che sono venuti è perché erano quelli buoni. Gli altri che fine avevano fatto, si sa. Allora, praticamente lei aveva mandato un invito tramite la cartella digitale. Tramite, si chiamano, l'app? Sì, non so come funzionino comunque queste cartelle digitali, questi inviti digitali, a una cinquantina di persone, e gli altri li ha mandati via lettera, via posta normale, a chi a mano, insomma, se più distanti a mano, eccetera, e hanno confermato tutti la loro presenza. Il fatto è che però si sono trovati solo in 5 su 100. Cioè, hanno confermato la presenza, quindi vuol dire che hanno ricevuto, hanno questa ricevuto, cartolina, sì, digitale, però poi non sono andati. E poi non sono andati. Però sta cosa della cartolina digitale, secondo me quelli che lei ha mandato a mano sono, che ne so, i nonni, le vecchie zie, esatto, perché, esatto, cioè, chiaramente non è che tu puoi mandare la cartella digitale alla zia di 70 anni, 80 anni, secondo me, dice, cos'è sta roba lì, cioè, capito? Boh, e comunque anche quelli che hanno confermato, niente. 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 Zero. Che quindi... carini, però. Diciamo che, però, la mamma aveva mandato un avvertimento, ho detto, guarda, un che, avviso. Guarda che secondo me qui c'è qualcosa che non va, perché dovrebbero telefonarti, dovrebbero fare delle cose, gli inviti sono arrivate le risposte, sì, ma alla fine mi sa che non sono arrivate. Ma che però che peccato, che tristezza, questi sposi solo in 5 invitati. Si saranno divertiti lo stesso. Io con la tecnologia avrei ragionato in un modo diverso. Sì. Sì. Tipo... Ma ve lo spiego dopo. Ah, ce lo spieghi dopo. Sì. Va bene. Chissà, va bene, se avessero partecipato a questo matrimonio avrebbero ascoltato e ballato il famoso, sì, Village People del 1978. Sì, sicuramente sì, l'avrebbero fatto. Cause you're in a new town, there's no need to be unhappy.
Sì, eccoci. No, io mi immaginavo, fate i cori voi due. Mi immaginavo il ballo di gruppo al matrimonio. Hai visto. Niente, mi stai ignorando. Ovviamente. Ma perché? Stavo immaginando i matrimoni che ho fatto con questa canzone. Quanta gente ha ballato con questa canzone? Vabbè, ma con questa balla chiunque. Sì, anche i sassi alzano le mani, hai capito? La cosa strana è che anche i bambini la sanno, i bambini di 8-10 anni. Ma queste sono le canzoni iconiche che durano una vita intera, non c'è niente da fare. All'asilo insegnano questo, non so, Amore Capoeira, ballo, la canzone del capitano. Esatto, anche cioè, una volta si insegnava il ballo del quaquà, adesso è passato un po' di No, basta, il ballo del quaquà anche basta. Carina tu. Però. No. Sì, vabbè, per i bambini ci sta, il ballo del quaquà, neanche per i bambini. No, no. Lui cioè proprio lo uccide. No, io proprio sto ballo del quaquà, non si può sentire. Vabbè, se può sentire il re. No, noi facciamo i romani questa mattina. Vabbè. Allora. In sostanza quello che stavo dicendo prima, che ho diciamo annunciato, è il fatto di essere un pelino più attenti quando si fanno queste cose online. Esatto. Io ho ricevuto degli inviti online, ma ho ricevuto anche o una telefonata o un qualcosa che lascia una tracciabilità, ovvero un WhatsApp. Sì, ma infatti... messaggio, nei tempi c'erano ancora gli SMS. Ecco. Prima ancora di WhatsApp, ma c'erano già le cartoline digitali. Sì. E quindi con il sito dedicato, col fatto delle foto, eccetera, lo trovo un pelino squallido, questa roba qui, perché è un po' un'americanata, un po' buttata lì. Diciamo, se posso permettermi, diciamo che forse bisogna trovare la giusta via di mezzo dal dover partire gli sposi e fare il giro di tutti gli invitati a consegnare a mano l'invito, che una volta si usava così, e veramente con tutto quel che c'è da fare oggi, no? Due sposi che si vogliono sposare, veramente c'è da fare talmente tanto che mi rendo anche conto che non possano andare a fare il porta a porta con tutto il parentado e gli amici, eccetera, eccetera. Quello sì. Però la giusta via di mezzo non è sicuramente la cartolina elettronica, secondo me. Però devo dire che l'invito che ho ricevuto quest'estate per un matrimonio ad ottobre, a settembre, che poi non ho potuto partecipare perché ero già impegnato ad un altro matrimonio. Pensa a te. Mamma mia, richiestissimo. Sì, perché funziona così. Ecco. Comunque, volevo dire, quando ho ricevuto questo invito, ho ricevuto una telefonata da parte di questa persona. Mi fa: guarda, Dario, devo mandarti l'invito di matrimonio, mi devi solo lasciare l'indirizzo e io te lo invio. Forse questa è la giusta via di mezzo. Esatto, no? Io non sapevo che si sposasse. Salutiamo Eric, grazie. Ciao Eric. E poi... Tutto bene Eric, il matrimonio, ti sei sposato. Sì. Quando è che sei sposato? Il 28. Di settembre? Beh, insomma, direi che allora va bene, siamo solo a novembre. Sì. Cioè, non è che... Diamo il tempo. Diamo il tempo. Per andare sempre meglio, andare sempre meglio. Tra l'altro in una location da favola, veramente bellissimo. Io c'ero stato la sera prima lì a far serata. Pensa un po'. A Villa Nova Solaro e non dico. Ah no, vabbè, penso che in tanti che stanno ascoltando sapranno di che cosa parli, perché insomma è una location gettonatissima da queste parti. E quindi riassumendo e concludendo un po' la questione, il fatto di una telefonata, lo so che è uno sbattone, tuttavia dai, è il minimo sindacale, già che non vai, almeno una telefonatina ci sta. No, non è il fatto che non vado, cioè il fatto anche di mandarlo lui. Che non vai a consegnare di persona l'invito. Stamattina Giannina ha la nostalgia in corpo, nonostante la giornata luminosa e raggiante. What a feeling, Flash Dance ci porta direttamente al film. Ci sta il tuo matrimonio, ecco. È un brano del 1983. Lo vuole sposare a tutti i costi. Chi? A tutti i costi, vuole sposare. Non con lei. 333-5-3-5-2-2-5, scriveteci. Sì.
it on, keep it low. Keep your head on. Time is ticking, time is ticking, ticking away. Ooh, oh, oh. Hey. Let's talk about time. Taking away every day, so wake on up, for it's gone away. Catch the 411 and stay up like the sun. Remind yourself that what's done is done. So let yesterday stay with the bygones. Keep your body and soul and your mind on the right track. In fact, you got to stay on the real black. Don't turn around and don't look back. We trying to take the positive to another level. Red dog digging deep, Mr. P got the shovel. I level with you, I played in the foul pitcher. But now I got my mantle sewed up like a stitcher. I used to be a P trying to clock. Jeez, living wild, blast you before you blast me. That's the lifestyle, and I can see it on the evening news. It's just another knuckle shot to read the stretch doing time. Time is ticking away. I'm telling you life is too short, you know the feeling. You wanna do more, your self-esteem is in the way. You better take a kid and live it day by day. But anyway, I'm going for mine, I'm still focused, no joke. They still got me hanging from the ropes. Take time and still do the right thing and not the wrong. So listen to the words of the song, tick tock. You're seconds away from judgment day. So get your mind ready, get the evils out your way. Bring back, we cut no slack, we kick back. The positive message on this track is exact the way we feel it. In the 1990s, chilling with Red in the mix, you'll find me, rewind me, and turn back my mind. Think about the homies in the pen doing time. Time is ticking away. To wake up your mind. Who knows what tomorrow might bring? Violence, destruction. Who knows? 'Cause time is slipping away. The world keeps spinning around and round. We gotta keep ourselves. Il pop, il rap e l'hip hop degli anni 90, anche questa mattina al Buongiorno Kun con la Mariella, la Giannina e il Dario che è arrivato in ritardo. Ritarda Dario, ecco. Il ritarda Dario oggi, allora, vabbè. È arrivato un messaggio dalla nostra Giusy. Ciao Giusy, cosa ci dici mai? Giusy? Allora, Giusy scrive un bel messaggio, tra l'altro, molto, anche molto intenso, se, insomma, oh, vediamolo. Wow. Allora, io però ho fatto la sintesi, mi sono sposata due volte. Destinato a te questo messaggio. Mi sono sposata due volte con lo stesso uomo. Ma che bello! Wow. Senza alcun invito e soprattutto con oltre 200 invitati. Fantastico! Per la festa. Beh, sì, 200 invitati, sì, al suo matrimonio. Senza inviti. Cioè, nel senso, cioè, che senza inviti cartacei, senza inviti. Ah, ecco, diciamo, come ha fatto, scusa? Magari col telefono. Ah, semplicemente, cioè, ha detto: vieni che mi sposo. Sì, vieni due che volte. Mi sposo. Esatto, due volte. Brava, Giusy, brava.
E invece purtroppo. Allora Mariella, dove ci porti stamattina? Come dicevo, cioè, dopo il matrimonio, dopo la festa che abbiamo fatto, visto prima, no, eccetera, no, no, no. Dove li invitati in una... Vi porto a esplorare uno dei misteri più intriganti delle relazioni. La vediamo, sì, vediamo qual è il periodo però in cui siamo più propensi a dire basta al partner. Gli ormoni galoppanti. Come? Non ho capito. Con gli ormoni galoppanti. Ah, ma non è non necessariamente, sì? Sai. C'è questa cosa che si pensa sempre che quando si molla il partner è perché ce n'è un altro, ma la maggior parte delle volte invece non è così. Sì? Se uno molla il partner è perché è stufo, quindi cosa se ne va a trovare un altro subito? Ma te prego, comunque lasciamo perdere questo, poi ognuno, magari qualcuno lo farà anche perché ce n'è un altro, mica è, non c'è una regola. Sì. Meno però male. Noi adesso parleremo di quando è il periodo statistico. Statisticamente, parlando, è chiaro, sì, statisticamente parlando. Allora, secondo le statistiche c'è un momento dell'anno in cui le coppie vacillano di più. E indovinate un po'? Sembra che gennaio sia il mese delle rotture per eccellenza, quindi ci siamo quasi. E perché? Gennaio, sentiamo perché? Quasi. Perché è proprio questo periodo? Vediamo, vediamo. Innanzitutto c'è la sindrome del nuovo inizio. Quindi dopo le feste natalizie molti di noi fanno dei bilanci. In tanti si chiedono se si è davvero felici, anche nella coppia, no? Ovviamente. Quindi oltretutto c'è una cosa da dire che secondo me è molto importante. Le cene con i parenti, i regali magari fatti forzatamente. Ecco, queste sono tutte cose che possono accentuare dei problemi che già ci sono nella coppia. E quindi allora non mangiate più. E quindi che può essere che uno non mangi più. Esatto. Vabbè, e quindi può essere che poi a gennaio uno dice non ne posso proprio più. Allora non mangiamo più da gennaio, tutto risolto. No, aspetta, ma cosa c'entra? Piccolo consiglio. Posso dare un piccolo consiglio subito veloce a questi veloce. A questi qua? A questi allora, qua, a questi qua che vogliono. Ma infatti guardate, il periodo del diciamo della tra virgolette della clausura di tre anni fa è stato perfetto. Al perché, Covid. Sì, perché non vedevi nessuno, stavi da Dio. No, è stato perfetto per fare scoppiare le coppie, anche quello. Perché anche chiusi in casa in due ragazzi c'è gente che si è data tante di quelle mazzate e non si fa, però soprattutto quelli che magari uguali, erano già magari sull'orlo del baratro, ho detto no quello ciao. sicuro. Okay. Quindi un consiglio è statene per i cavoli vostri, ma non rompete ma come non rompete. Allora, i fogli perché sono preziosi. Allora andiamo avanti perché qua i consigli qua di Dario Nostradarius qua abbiamo, vabbè. Comunque non pensiate che la crisi di gennaio sia una questione di genere, perché uomini e donne sono ugualmente colpiti da questa crisi, anche se per ragioni magari diverse. Gli uomini ad esempio potrebbero sentirsi schiacciati dalle aspettative emotive o finanziarie accumulate durante le feste. Le donne invece spesso riflettono di più sul futuro della relazione e sulla compatibilità a lungo termine, quindi dicono vabbè quest'anno l'ho fatto ma ne supererò un altro, arrivederci. Se lo dicono le statistiche. Poi un altro picco molto interessante per lasciarsi è l'estate. All'inizio dell'estate, perché quando arriva il caldo c'è questa voglia di libertà, di novità, che porta molte coppie a riconsiderare la loro unione. Ecco, d'altronde ragazzi la vita è troppo breve per restare con chi non ci rende felici. Oh, quindi insomma questo è più o meno, questi sono i due periodi in cui ci si molla con più con più serenità, posso dirlo, nel senso che uno dice vabbè è arrivato il momento, adesso basta. Comunque avete mai vissuto una rottura in questi periodi dell'anno? Una rottura, fatecelo sapere. Una rottura di scatole tutti i giorni, ma una rottura di questo genere, ecco. L'avete mai vissuta? Fatecelo sapere, 333-5352-225, manteniamo l'anonimato, ecco, promesso, non facciamo nomi, solo cognomi, no neanche. Siamo nuovamente negli anni 80, sì, the best. Stamattina sì, e nel frattempo vi dico questo, allora gli anni vanno vissuti al massimo al top, si supera sempre, la sempre. Maggior parte delle cose e si va esatto, avanti esatto. The best. Love life.
Il migliore ragazzi, il migliore ragazzi. Ah, eravamo in onda, noi ci stavamo parlando di cose tecniche, sì, sì. Beatamente. Ci sta. Bene, bene. Allora, vabbè. Che bello. Stamattina insomma, una bella giornata, tolto un po' il traffico, ma diversamente proprio una bella giornata. Stiamo cercando, come dire, di rasserenare il mio argomento. Sì. Allora, ma sono arrivati dei messaggi di gente che si è mollata o in inverno o in estate? No, al momento no. Ma perché sono sempre argomenti che... Cioè, in realtà è arrivato un messaggio da parte di Luigi che ci chiede la prossima canzone. Beh, noi intanto salutiamo Luigi. Grazie, Luigi. Ecco, e dopo ti facciamo ascoltare questa canzone. Bene, quindi lo so. Perché stamattina siamo più che Radio Stereo 5, siamo Radio anni 80. Sì, esatto. Why not? Ma perché no, certo, perché no, anzi, ma poi gli anni 80 a chi non piace? A chi non piace, ci sono quelle giornate, oggi una di quelle, quindi ragazzi belli. Giornate nostalgiche. Siamo arrivati alla fine? Già, sì, siamo arrivati alla fine. Della puntata? Allora, alla fine. Cosa ci aspetta? Sono le 9:33, quindi. Cosa ci aspetta la pentola di Radio Stereo 5? Sì, la pentola, ragazzi, alle 10:15 abbiamo il medico di turno. Wow. Stamattina inizia una serie di 3 puntate con... una dottoressa di Torino, vi sveleremo il nome, che parlerà dei funghi medicinali. Oh, ma pensa, interessante. I bulè. Ecco. Bulè medicinali. Bene. Alle 14 abbiamo la nostra mezz'oretta di musica degli anni 80 e dintorni. Poi? Alle 16 e 15, siccome è lunedì, abbiamo la canzone tradotta, presentata, analizzata da tutti i punti di vista dal DJ Fabio Bacco. Uh-huh. Alle 18:30. Alle 18:30 c'è musica e mi piace che Giannina mi lascia sempre la parola per presentare la mia trasmissione. Oggi chiacchiereremo di Edoardo Bennato e ci ascolteremo 3 canzoni bellissime di questo artista così iconico. Ascolteremo. Perché è veramente fantastico. Ascolteremo. Alle 20 abbiamo Funky Groove e ragazzi alle 22 riprende la nostra trasmissione serale di tutti i lunedì in The Mix con un'oretta di brani degli anni 90. Detto questo, vi diamo appuntamento domani mattina puntuali? Subito dopo, sì, spero di essere puntuale, subito dopo il GR5 redatto dalla nostra Mariella. Esatto. Bene. La canzone richiesta da Luigi, eccola qui. Buon ascolto a tutti, a domani mattina. Ciao. Ciao.